Abbiamo introdotto la volta scorsa la vita e le opere e, diciamo così, la visione religiosa di Blaise Pascal, l'importante pensatore francese del Seicento, difensore strenuo, difensore del giansenismo. Oggi dobbiamo però iniziare a vedere il suo pensiero più in generale, non solo in relazione alla polemica che montò proprio negli anni in cui lui entrava nell'abbazia di Port Royal. Dobbiamo vedere il suo pensiero in senso appunto esistenziale, relativamente alla condizione dell'uomo, relativamente alle grandi domande che ogni uomo si pone e che, secondo Pascal, in realtà ogni uomo doveva continuare a porsi, visto che, come vedremo proprio oggi, molti cercavano di eluderle. Iniziamo quindi a parlare soprattutto del senso della vita e cominciamo ad affrontare questo argomento che è ovviamente capitale, come sempre, subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti, 208esima puntata. Il problema del senso della vita in Pascal. Eccoci qui di nuovo insieme, ben trovati per parlare per una ventina di minuti circa di filosofia, come stiamo facendo ormai da parecchio tempo, di filosofia seicentesca, di filosofia poi in particolare francese, perché ci siamo soffermati su molti pensatori di questa nazione, ve ne sareste resi conto. Abbiamo parlato a lungo di Cartesio, René Descartes per essere più precisi, abbiamo parlato velocemente dell'occasionalismo, di Gassendi, di altri pensatori che proprio in Francia o vivevano o si trovavano ad agire, perché bisogna dirlo, anche la Francia del Seicento è sicuramente la nazione più interessante dal punto di vista culturale in Europa. È la Francia, d'altra parte, di Richelieu, Mazzarino prima, di Luigi XIV poi, insomma è una Francia che diventa il paese capofila anche dal punto di vista politico in Europa, e quindi è anche comprensibile come la stessa filosofia francese godesse di grande prestigio in questa fase. Ecco, Pascal è sì un filosofo francese, ma abbiamo detto anche un matematico, anche un fisico e soprattutto una personalità un po' fuori dagli schemi, e questo lo si vede anche quando inizia appunto ad affrontare grandi temi filosofici, contrariamente a quello che facevano i suoi colleghi che parlavano di metodo in questa fase, che parlavano di conoscenza, che parlavano eventualmente anche di fisica. Pascal decide di mettere da parte tutte queste questioni che pure lo avevano interessato nella prima parte della vita, e dopo essere entrato a Port Royal ha un chiodo fisso in testa, un chiodo fisso che attraversa tutta la sua filosofia e che fa da filo conduttore, potremmo dire, di tutte le puntate che vedremo da qui in poi, ed è il problema del senso della vita, come vi ho già anticipato nella premessa. Cosa intendo dire? Vuol dire che, secondo Pascal, l'uomo ha una questione dirimente, rilevante, la più importante di tutte che deve affrontare nella sua vita, ed è capire perché sta al mondo, sostanzialmente. Qual è il motivo per cui è presente, per cui è vivo, se c'è un senso nella sua stessa esistenza. Questo è il grande e più tormentoso dei problemi, e però è il problema di cui meno l'uomo si è occupato fino ad oggi. In fondo, guardate cosa ha fatto la fisica, guardate cosa ha fatto la matematica, guardate cosa ha fatto la biologia. Si sono occupate per secoli, millenni, facendo a volte dei passi indietro, ma molto spesso anche dei passi avanti, per capire come cadono i gravi, come funziona la fotosintesi clorofilliana, per capire come funzionano gli elevamenti a potenza e così via. Tutte questioni anche interessanti, che avevano interessato in parte Pascal per molto tempo, ma che non dicono ancora niente sul senso della vita. Noi capiamo come funzionano cose attorno a noi, non capiamo ancora come funzioniamo noi, o meglio, che senso ha tutto questo. Capite che Pascal si rende conto, quasi come un'illuminazione, dicevamo la volta scorsa, di essersi occupato per tutta la vita di questioni tutto sommato piuttosto vacue, piuttosto, possiamo dire anche così, inutili. Nel senso che, certo, può essere interessante capire come cade un grave, può essere interessante capire come funziona la pressione atmosferica, certo, sì. Ma ancora più importante è capire perché esistiamo. Casomai la pressione atmosferica sarà una questione che affronteremo dopo aver capito perché esistiamo, e a quel punto ci occuperemo di dettagli. È come se l'uomo si occupasse solo dei dettagli, eludendo sempre però la domanda chiave, la domanda veramente importante. Tutto il resto, tutto quello che facciamo di solito invece è quindi svago, curiosità, è un tentativo di non affrontare il vero problema, capite? E quando Pascal si rende conto di questo, lascia tutto, abbiamo detto, lascia gli studi matematici e fisici, lascia la vita di società e si rifugia appunto in abbazia, perché vuole affrontare questo problema, vuole provare a risolverlo, no? Lui stesso si dice, ma cosa vivo a fare?
prima di occuparmi di pressione atmosferica, di calcolo delle probabilità, di pascaline e altre cose del genere, dovrò pur capire che senso ha la mia vita. Quindi inizia a riflettere su una tematica che è tipicamente esistenziale, ecco, è il primo che lo fa in maniera così netta, così chiara. Certo, non è il primo a chiedersi se la vita ha senso, se lo sono chiesti filosofi, teologi, pensatori di vario rango nel corso della storia della filosofia, ma è il primo che dice: questa è la domanda veramente importante, tutto il resto è inutilità, tutto il resto è vanità, no? Questa è la domanda a cui non vogliamo rispondere, ma che dobbiamo tentare di affrontare. Una domanda a cui nessuno in realtà vuole rispondere, perché lo vedremo subito, la gente scappa da questa domanda, secondo Pascal, però è la domanda che dobbiamo affrontare più di tutte. Quindi, vi dicevo già l'altra volta, Pascal è considerato per certi versi un anticipatore di una corrente che diventerà più importante nell'Ottocento e ancora di più nel Novecento, la corrente dell'esistenzialismo, che proprio affronta domande di questo tipo. Perché esistiamo? Qual è il senso della nostra vita? Se la nostra vita ha un senso, uno scopo, una direzione, così via. Quindi quelle che anche noi oggi chiamiamo le tipiche domande esistenziali. Ecco, Pascal è uno dei primi a porle in maniera così chiara. E ovviamente per cercare di trovare una risposta si dà un compito. Bisogna, si dice, che io esamini tutto quello che il pensiero dell'umanità ha sviluppato in questi secoli, perché magari qualcuno prima di me ha già affrontato questi temi, qualcuno prima di me ha già provato a rispondere, magari qualcuno ha anche risposto, Io non le so le risposte, dice Pascal, ma magari se mi metto a leggere, a studiare, trovo queste risposte. Quindi il suo progetto è proprio questo: chiudersi a riflettere a Port Royal, ma anche indagando quello che le varie forme di conoscenza umane hanno offerto fino ad oggi. Cosa ci dice la mentalità comune, ad esempio, cioè il senso comune delle persone che vivono quotidianamente la loro esistenza? Cosa ci dice la scienza? Cosa ci dice la filosofia? Cosa ci dice la religione? Proviamo a vedere cosa ci dicono tutte queste discipline, tutte queste forme di conoscenza, e vediamo se magari qualcuna di queste riesce a darci una risposta, riesce a risolvere l'enigma dell'esistenza, questo grande enigma esistenziale. Si parte quindi da una di queste discipline, le vedremo un po' tutte, un po' alla volta nelle varie puntate che dedicheremo a Pascal, ma oggi iniziamo dalla prima, quella che viene solitamente chiamata la mentalità comune, cioè il modo di pensare tipico delle persone, non degli istruiti, non dei dotti, non degli eruditi, non degli scienziati, non dei filosofi, ma della gente comune. Perché magari la gente comune ha capito meglio degli scienziati come affrontare il problema della vita. Può capitare, può anche essere tutto sommato plausibile che persone che vivono quotidianamente la loro esistenza abbiano risposte più valide dei grandi scienziati. Allora vediamo cosa dice la mentalità comune, sempre nell'ottica di Pascal, e se qui c'è la risposta. Allora, esaminando la mentalità comune, Pascal si rende conto però subito di una certa caratteristica, di una particolarità. Il fatto cioè che la mentalità comune non affronta mai questo problema. Come vedremo, se vado a cercare nei libri dei filosofi, questo problema prima o poi lo trovo. Se vado a cercare nella religione, questo problema prima o poi lo trovo, sì. Ma nella mentalità comune, no. La gente comune non pensa mai al senso della propria vita, al senso della propria esistenza. O se ci pensa nel punto di morte, quando ormai tutto è perduto. Mentre vive, sembra voler fare invece di tutto per non pensare a questo problema. Mentre vive, cerca di non fermarsi mai, in un certo senso, a riflettere, perché è come se provasse un'angoscia esistenziale davanti a questi problemi. Provate a pensare a come vivete o come vivono i vostri vicini, i vostri cari, i vostri colleghi, la maggior parte delle persone. La maggior parte delle persone si riempie la vita, dice proprio così Pascal, di mille occupazioni. Non sta fermo mai, no? Prima c'è il lavoro, poi quando non c'è da lavorare c'è, che so, oggi potremmo dire la televisione a tenerci compagnia, e se non è la televisione è il cellulare con i social network a tenerci compagnia, e se non sono i cellulari è una cosa da fare insieme agli amici, un'uscita, una gita, un andare in discoteca, un andare in un locale, sempre qualcosa da fare, continuamente riempirsi la vita di mille cose, perfino cose a volte banali, brutte, noiose, come andare a fare la spesa, come lavorare, come andare a fare una passeggiata, jogging, eccetera, cose che onestamente sono faticose, ma le facciamo pur di riempirci la giornata. Perché? Perché abbiamo una forma di paura del vuoto, di horror vacui, paura del tempo libero, no? Non vogliamo mai avere tempo veramente vuoto. Perché? Perché questa paura? Perché se avessimo del tempo vuoto, dei momenti in cui non abbiamo nulla da fare, ci fermeremmo, ci siederemmo sul divano
inizieremo a pensare alla nostra esistenza. Cosa sto facendo? Dove sto andando? Cosa mi sta accadendo? Ho dato un senso alla mia vita? La mia vita ha un significato oppure no? Che senso ha che io sia qui e non sia altrove? Ecco, queste domande ci fanno una tremenda paura, dice Pascal. Ci incutono un vero e proprio timore, un'angoscia esistenziale. Pertanto non vogliamo affrontarle, perché non sappiamo se, una volta affrontate, saremo in grado di trovare delle risposte. Temiamo che queste domande ci rivelino qualcosa di assurdo sulla nostra vita, allora le evitiamo. Come si evitano i problemi, no? Come si fa quando uno ha una scadenza importante, vi sarà capitato, e non vuole pensarci? Cosa fa? Fa tutt'altro, si mette a lavorare in mille altre occupazioni, a volte anche appunto noiose, brutte, faticose, pur di non affrontare il grande problema che gli riempie la testa, si distrae. Ecco, Pascal dice, questa è proprio la caratteristica tipica della mentalità comune, dell'uomo comune. Vivere in una dimensione di divertissement, dice Pascal, parola francese ovviamente, che sarebbe da tradurre come divertimento, ma in genere in italiano la si lascia in francese. Perché? Perché divertimento in italiano dà l'idea di qualcosa di simpatico, divertente appunto, appassionante, piacevole, no? E invece non è questo che intende Pascal. Il divertissement non è per forza qualcosa di piacevole, certo può essere anche qualcosa di piacevole, ma più delle volte è semplicemente una distrazione. Divertimento dal punto di vista etimologico vuol dire proprio far divergere la propria attenzione su qualcos'altro, no? Allora l'uomo comune fa proprio questo. Quando ha paura di affrontare i grandi problemi esistenziali, quando ha paura di sedersi in silenzio a pensare, trova qualcosa da fare. Devo trovare qualcosa da fare. Potrebbe essere anche semplicemente pulire il bagno. Capite che non è un'esperienza piacevole, ma è pur sempre qualcosa da fare. Qualcosa che ci riempie la giornata. Qualcosa che ci impedisce di pensare alla nostra condizione. Per questo divertissement che potremmo tradurre come distrazione. Ci riempiamo la vita di tante tante distrazioni che ci distraggono appunto dalle domande profonde. Una celebre frase di Pascal, presa dai pensieri, riassume tutto questo concetto in due righe. Ve la leggo perché è celebre, famosa ed è anche molto bella. Gli uomini, non avendo potuto guarire la morte, la miseria e l'ignoranza, hanno creduto meglio per essere felici di non pensarci. Ecco, questa è la caratteristica più profonda dell'uomo comune. Non affrontare i suoi problemi. Non affrontare le grandi domande esistenziali. Quindi già abbiamo capito come funziona. Riusciamo a trovare una risposta ai nostri dubbi? A capire se la nostra vita ha senso con la mentalità dell'uomo comune? Beh, la risposta è no, evidentemente, perché l'uomo comune neppure affronta questi problemi. Ma in realtà, attenzione, non è finita qui, perché Pascal approfondisce l'analisi di questo senso comune, di questo modo di vivere dell'uomo della strada, se vogliamo, no? E si rende conto non solo che l'uomo si riempie di tante occupazioni, ma anche che tende a vivere sempre proiettato in avanti. Pensate, cos'è che ci fa alzare la mattina? Cos'è che ci fa andare al lavoro, fare tutto quello che facciamo? Il fatto che cerchiamo di realizzare degli obiettivi. Per esempio, quando si è studenti, si studia perché si spera di riuscire a diplomarsi prima o poi, finire questa benedetta scuola, e poi prendere la laurea, e poi trovare un lavoro, e poi aumentare il proprio stipendio, e poi farci una famiglia, e poi questo, e poi quello. Abbiamo sempre una serie di obiettivi che stanno davanti a noi, che guardiamo e che inseguiamo in un certo senso, no? E che ci spingono avanti, altrimenti la vita sarebbe piatta, ferma e immobile. E appena raggiungiamo però un obiettivo, ce ne poniamo subito un altro. Non ci accontentiamo mai degli obiettivi che abbiamo raggiunto. Finito il liceo, finite le superiori, non possiamo certo fermarci. Dobbiamo andare all'università, e finita l'università non possiamo certo fermarci, dobbiamo trovare un lavoro. E finito il lavoro non possiamo certo fermarci, dobbiamo trovare una famiglia, dei figli, o un passatempo, una passione, e realizzata quella passione, un'altra, un'altra, un'altra. Segno che non siamo felici mai alla fine, non siamo soddisfatti mai. È come se la nostra vita fosse un perenne inseguire qualcosa che però ci sfugge. E quando lo acchiappiamo ci rendiamo conto che c'è un'altra cosa che ancora più avanti a noi dobbiamo raggiungere. E quindi è tutta una corsa, capite? Dice Pascal, noi alla fine crediamo di cercare le cose. Crediamo di cercare di raggiungere certi obiettivi, ma in realtà cerchiamo la ricerca delle cose. Più che le cose in sé, cerchiamo l'atto di cercare le cose. Cioè più che, ad esempio, il diploma, noi cerchiamo qualcosa che ci tenga impegnati fino al diploma, cioè la tensione verso quel diploma. Noi cerchiamo l'attenzione, perché raggiunto il diploma avremo una nuova tensione e cercheremo quella nuova tensione verso la laurea. Una volta raggiunta la laurea cercheremo una nuova tensione verso qualcos'altro. Quindi noi non vogliamo il diploma, non vogliamo la laurea, non vogliamo il lavoro,
non vogliamo i figli, vogliamo quella tensione che ci spinge verso quelle cose, ok? Non cerchiamo le cose, ma la ricerca delle cose. Il che però ha delle conseguenze piuttosto importanti, perché questo vuol dire anche, secondo l'ottica di Pascal, che certo questa tensione è ciò che ci distrae, ci tiene occupata la mente, no? Ci tiene sempre un po' protesi in avanti e ci impedisce di pensare alla nostra condizione, ci impedisce di star male. Però allo stesso tempo ci impedisce anche di essere felici se ci pensiamo bene. Perché ogni volta che noi fatichiamo per un obiettivo, ci diciamo, ok, adesso sto facendo fatica, ma una volta che avrò raggiunto quell'obiettivo sarò finalmente felice. Le mie fatiche saranno ricompensate. Pensate a chi studia. Studia con fatica per mesi, anni e anni per arrivare a un diploma. Ma il diploma lo appaga? È felice una volta raggiunto il diploma? No, perché deve iniziare a studiare per l'università. E la laurea lo appaga? No, perché di nuovo deve iniziare a faticare per il lavoro. Il lavoro lo appaga? No, perché eccetera. Capite? Alla fine fatichiamo per arrivare alla felicità, ma la felicità ci sfugge sempre in avanti, no? E non la raggiungiamo mai, scappa via. Quindi, per usare la terminologia di Pascal, noi tendiamo verso la felicità, ma così non la raggiungiamo mai perché la felicità ci sfugge. Vi leggo un altro paio di righe di Pascal particolarmente emblematiche, tratte proprio sempre dai pensieri, che vi ripeto, quest'opera bellissima, scritta in forma aforismatica, in cui Pascal sintetizza queste idee. Ciascuno esamini i propri pensieri, scriveva Pascal. Li troverà sempre occupati dal passato e dall'avvenire. Non pensiamo quasi mai al presente, o se ci pensiamo è solo per prenderne lume al fine di predisporre l'avvenire. Il presente non è mai il nostro fine. Il passato e il presente sono i nostri mezzi. Solo l'avvenire è il nostro fine. Così non viviamo mai, ma speriamo di vivere. E preparandoci sempre ad essere felici, è inevitabile che non siamo mai tali. È come se noi vivessimo costantemente per prepararci alla felicità, felicità che però non raggiungiamo mai, ci scappa sempre in avanti. Una vita guidata da questi desideri, da queste tensioni, è una vita di insoddisfazione alla fine, di insoddisfazione perenne. E tutto perché? Perché non vogliamo affrontare la nostra miseria, non vogliamo affrontare la nostra paura, non vogliamo affrontare la nostra ansia, cioè non vogliamo chiederci che senso ha la nostra vita. Per evitare questa domanda che è scomoda, che è problematica, viviamo in questa perenne tensione occupandoci la mente ma non essendo felici mai. E allora cosa suggerisce di fare Pascal? Ovviamente quello che ha fatto anche lui sulla sua pelle, smetterla di scappare, smetterla di entrare in questo circolo del desiderio, smetterla di vivere in questa tensione che spinge in avanti la felicità e provare a capire. Entrare casomai in convento come ha fatto lui, ma in ogni caso fare un cammino di discernimento per capire qual è il senso della vita. Bisogna affrontarla questa paura, bisogna affrontarla questa miseria, bisogna anche affrontare il rischio che queste domande ci pongano dei quesiti irrisolvibili, perché è questo che ci fa veramente paura, di non uscirne vivi da queste domande. Però bisogna affrontarlo. Questo è quello che deve fare un vero pensatore, uno che voglia vivere la sua vita in maniera completa, seria, costruttiva. Mentalità comune ci aiuta allora? No, assolutamente no. La mentalità comune ci distrae e basta. Dobbiamo abbandonarla e cercare altrove le nostre risposte. Quindi il primo campo di indagine già si è rivelato deficitario. La prossima volta, ma appunto ne parleremo la prossima volta perché ormai il minutaggio inizia a essere consistente, vedremo se la scienza ci può aiutare, perché magari sì, la mentalità comune non è detto che ci dia le risposte, ma forse la scienza sì. Può darsi che la scienza qualche risposta l'abbia elaborata nel corso dei secoli, vedremo, ne parliamo la prossima volta. Ecco, questo secondo me era quello che c'era da dire oggi per presentare la critica che Pascal muove alla mentalità comune, al senso comune, al modo di pensare dell'uomo, della strada. Ma non abbiamo certo finito, abbiamo appena iniziato, appena scalfito la superficie del discorso e proseguiremo nelle prossime puntate. Ma per oggi, come vi dicevo, ci fermiamo qui. Vi ricordo come sempre che il podcast lo trovate su tante piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, Heart Radio, Spreaker, Audible e YouTube. Ma qui trovate anche il podcast gemello dentro alla storia, dove parliamo ovviamente di storie. In più vi ricordo anche che se volete sapere quando escono i podcast, i video e poi cercare anche argomenti diversi, potete seguirmi sui social network Facebook, Twitter, Instagram e Threads, dove mi trovate sempre col nickname di Scrip, oppure, e lo consiglio caldamente, potete abbonarvi alla newsletter gratuita settimanale
che trovate andando all'indirizzo internet ermannoferretti.it. Lì in home page potete lasciare la vostra email e vi arriva il lunedì sera una newsletter appunto gratis, tutto gratis, dove vi racconto i video che ho fatto, i podcast che ho fatto, ma anche i libri che sto leggendo, film che sto vedendo, riflessioni varie sull'attualità, tanti tanti argomenti che potrebbero interessarvi, spero interessarvi. Basta, ho detto tutto, ci sentiamo presto per andare avanti con questo percorso su Pascal, parlare appunto della scienza, poi dovremo parlare anche della filosofia e della fede, ma un passo alla volta. E poi ovviamente sempre tanti tanti altri argomenti. Ciao, alla prossima!